Siamo con Raffaele Zanframundo a Massafra, presso la sua pasticceria. Eh, cerchiamo di capire un po' come le misure eh, restrittive del DPCM eh, abbiano avuto e abbiano un peso notevole, delle, comportino delle conseguenze eh, notevoli in ambito appunto, eh, economico. Come stanno andando le cose? Buonasera, eh, prima di tutto vorrei sottolineare che la, mia nonne, la pasticceria è mia ma anche dei miei fratelli. Abbiamo ereditato dal papà e il papà dal nonno, quindi sono generazioni che portiamo avanti. Tradizione familiare. Tradizione familiare, dai primi del Novecento che la mia famiglia eh, fa pasticceria. Purtroppo siamo forse uno dei settori che più ha subito la pandemia perché noi abbiamo avuto, parlo del lockdown scorso, un, un 80% in meno di lavoro, di fatturato, che c'è stato sì in parte, come si dire, col ristoro avuto dell'epoca, ma è stata poca cosa. Quello attuale eh, ci auguriamo che l'emergenza che sta per arrivare o che è quasi arrivata, non sia gestita alla stessa maniera dell'altra perché obbligare a chiudere eh, bar, ristoranti, pasticcerie alle 18, lasciando poi la grande distribuzione o magari l'alimentare che ti vende il dolce, qui i dolci li troviamo anche nelle, nei latticini, nel, nelle, nei caseifici. Quindi fare una obbligare una chiusura totale. E come la penso io come proposta, o soffriamo tutti allo stesso modo o, o niente. Altrimenti lei dice che ci sono delle categorie penalizzate rispetto esatto, a basta esatto. vedere basti vedere gli, gli ipermercati aperti. È una beffa. Esatto, io dicevo proprio questa è la grande distribuzione che continua a vendere a avere il bar aperto, magari la ristorazione, la focaccia e il dolce. Non è giusto nei confronti delle categorie penalizzate con la chiusura alle 18. Lei fa parte di eh, Confartigianato Taranto, ecco, il, parliamo di questo supporto e apporto che, le da, che ha dato a lei e eh, agli altri ehm, appunto, operatori di categoria. Dunque, nella, il supporto che ci ha dato soprattutto nella persona di Fabio Paolillo, qualsiasi eh, che so, dubbio o magari u, chiarimento, abbiamo sempre chiamato la Confartigianato che ci ha subito delucidato su tutte e anche magari consigliato su come agire, come affrontare determinate eh, problematiche che abbiamo trovato man mano perché essendoci trovati davanti a un'emergenza nuova, nessuno sapeva come muoversi, poi la legge si sa, a tutte quelle interpretazioni da una parte un po' difficili, capziose di avere un punto di riferimento come la Confartigianato ci ha diciamo, alleggerito un po' questo peso ecco.